Ciao e benvenuto su Mondo Cane! In questo nuovo video scopriremo i pro e i contro del possedere una razza come quella del pastore tedesco, così da poter valutare bene prima di adottarne uno. Prima di iniziare, ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un bel like. In questo modo aiuterai il canale a crescere e te ne saremo davvero grati. Il pastore tedesco è sicuramente uno dei cani più amati di tutto il mondo, divenuto popolare da noi grazie alla serie TV del commissario Rex. Si tratta di una razza molto attiva, intelligente e propensa al lavoro. Infatti, proprio per questo motivo viene spesso scelta per lavorare con polizia, esercito, cane da salvataggio e per l'assistenza ai disabili. Se vuoi saperne di più su questa razza, sul nostro canale è già uscito un video chiamato Pastore tedesco cosa sapere, che ti invitiamo a recuperare. Oggi parleremo dei pro e dei contro di questa razza, quindi iniziamo subito con i pro. Numero 1. Sono dei cani super intelligenti, facili da addestrare e propensi al lavoro. Sono infatti molto adatti a discipline di addestramento avanzate come agility e competizioni di obbedienza. Infatti sono al terzo posto nella classifica delle 10 razze più intelligenti al mondo. Numero 2. È uno dei migliori cani da guardia. Il pastore tedesco ha un atteggiamento protettivo nei confronti del suo padrone, sarà sempre pronto a proteggerlo e in caso di pericolo o da eventuali intrusi. Non a caso, il pastore tedesco è il cane poliziotto per eccellenza. Inoltre, ha un fiuto eccezionale. Si rivela quindi essere una tra le migliori razze da guardia per le famiglie. Numero 3. Sono degli ottimi compagni per tutta la famiglia, adorano stare con tutti i membri della famiglia e amano la compagnia dei bambini, soprattutto se abituati fin da cuccioli. Accanto a loro saranno molto pazienti e protettivi. Prima di procedere con i contro, facci sapere con un rapido commento qui sotto quale di queste elencate è la tua caratteristica preferita. Ora procediamo con i contro di questo cane. Numero 1. Costi di mantenimento. Sono dei cani che, seppur abbastanza robusti, hanno bisogno di molti controlli periodici dal veterinario e di un'alimentazione di alta qualità, per cui i costi di mantenimento saranno sicuramente più elevati rispetto ad altre razze. Numero 2. Sono dei cani che hanno bisogno di praticare molta attività fisica, necessitano di una passeggiata da almeno un'ora al giorno ed in generale più movimento fanno più saranno felici. Per questo non è una razza adatta a padroni occupati, poco attivi e anziani. Numero 3. Il pastore tedesco è una razza che fa sentire la sua voce. Proprio per la sua ottima natura da cane da guardia, il pastore tedesco tende ad abbaiare. Spesso. È sicuramente sconsigliato per persone che vivono in un condominio, poiché tenderà ad abbaiare verso chiunque passi davanti alla sua proprietà. Quindi, attenzione! Nel video di oggi hai scoperto tutti i pro e i contro sul pastore tedesco. Pensi di riuscire ad occuparti di questa razza? Prima di scegliere il tuo amico a quattro zampe, vi invitiamo caldamente ad informarti sulla storia e sulle esigenze di questa razza e di rivolgervi ad un addestratore che saprà sicuramente consigliarvi al meglio. Se hai imparato qualcosa di nuovo, lascia un bel mi piace per supportare il canale, iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornato sul nostro canale dedicato al fantastico mondo dei cani. E se questo video ti è piaciuto, commenta scrivendo quale vuoi che sia un'altra razza da analizzare, pro e contro, nel prossimo video. Da Mondo Cane è tutto, ci vediamo al prossimo episodio, ciao!